borghi d'Europa in quel di Prepotto, alla ricerca degli itinerari internazionali, in questo caso le vie del pane e i mulini del gusto. Andrea, siamo qua, anche per lo schioppettino ovviamente, perché è il vino che ha dato il nome a questo territorio, però la tua storia. Allora, diciamo che io sono 14 anni che gestisco il panificio e prima di me c'era mio padre. Di seconda generazione. Seconda generazione, sì, insomma una quarantina d'anni circa. E adesso sono qua, c'è mia madre che mi aiuta ancora in negozio. Ho visto che tiene saldo. Sì, se non ci fosse lei, guai. Certo. Mia moglie che mi dà una mano anche lei, insomma siamo in quattro persone che andiamo... Tua moglie qua sia per controllarti che per dare una mano giustamente a Laura. Certo, devo tenere sotto controllo tutto. Tutta la famiglia. Soprattutto, okay. Sì. La battuta ovviamente. E niente, diciamo che noi principalmente facciamo il pane e dopo anche prodotti da forno principalmente. Allora, cominciamo dal pane. La filosofia di produzione qual è? La scelta delle farine? Raccontaci. Insomma sì, cerchiamo sempre di utilizzare farine riconoscibili, insomma da produttori che si conoscono, delle filiere di produzione propria. E anche come pane, insomma, cerchiamo di fare pane abbastanza scelto, insomma, poca quantità, però grande qualità, ecco. Quante tipologie di pane durante la settimana? Oddio, così, presso poco, una quindicina, ecco. Dopo, naturalmente, magari verso fine settimana è più... Sabato, diciamo che si fanno un 3-4 tipi in pane di più, ecco. Quale pane ti piace che fa tuo marito, Laura? Tutto. Porca miseria, aziendalista, eh? È proprio aziendalista. Tu, no, vero, no, non è per essere aziendalista, io sono un amante del pane, purtroppo sono intollerante però al pane, quindi colpa sua, però onestamente non posso farne a meno e quindi di tanto in tanto un pezzettino qua, un pezzettino là, di qualsiasi tipologia lo mangio. Stop un attimo che... Sulla filosofia di produzione del pane, come stiamo? Big, lievito madre, cioè come ti orienti? La biga il giorno prima di tutto il pane, poi il giorno dopo rinfreschiamo e facciamo l'impasto. Quindi lunga lievitazione. Lunga lievitazione, quindi poco lievito di birra, il minimo indispensabile. Il minimo indispensabile, sì. Proprio. È una curiosità perché insomma ci sono vari correnti di pensiero anche tra i panettieri, gli artigiani del pane, diciamo. È più digeribile, diciamo più così, sì. Poi arriviamo ai dolci adesso, perché sentiamo un po' curiosità, ste cubane di Andrea. Le cubane, diciamo che è proprio la ricetta quella classica di una volta, di lì non si scappa, a parte qualche... Visto c'è discussione su quale sia la ricetta classica. Insomma, gli ingredienti sono quelli, dopo più o meno, insomma, diciamo un che... Un po' di fantasia, diciamo. Certo, è innovazione, sì, però gli ingredienti presso a poco sono sempre quelli, ecco. Quindi, diciamo così, sei nel solco della tradizione, della storia, te rispetti abbastanza... Poi ho visto biscotti. Sì, facciamo un po' di tutto, insomma, pasticceria da forno, quindi tutto tipo biscotti, strudel, oltre alle gubane facciamo delle gubane con la Nutella oppure con la marmellata, vari tipi di marmellata. I bambini, posso immaginare, anche per perché c'è una famiglia nutrita, no? Quindi che sono i primi che assaggiano sono dei tuoi figli, credo. E dopo insomma anche durante i periodi delle feste ci sono i panettoni, facciamo anche le colombe sempre con lievito naturale. E vari tipi di biscotti, e, insomma strudel, anche grissini. Col piccoli tra loro la cubana, cosa dici? Con cosa l'accompagniamo i dolci tuoi? Con la grappa. Con la grappa. Ah sì, perché è all'interno. Caspiterina però, birichino, voglio dire. Laura, sei contenta? Avrò sposato un panettiere. Sì, l'artigiano del pane. Onestamente sì, ho imparato molte cose, molto interessante come mestiere, è difficoltoso per gli orari. Fusto, anche un bel fusto. Certo, principalmente per quello l'ho sposato, no, ovviamente. Certo. Simpatici, veramente. Dai, comunque sì, è un'attività impegnativa, senza dubbio, e soprattutto i suoi orari. Io ovviamente ho qualche ora in più di sonno, per fortuna. Tu sai che io ricordo c'era il film degli amici miei, no? Che quando è venuta l'alluvione a Firenze... È tornato a casa il fornaio e siccome non era l'orario ha trovato la moglie che si accompagnava con un'altra persona, no? Cioè, quindi diciamo i fornai nell'immaginario collettivo sono dei potenziali cornuti secondo la cinematografia. Tu invece ce l'hai sotto controllo, non c'è questo problema. Era una battuta ovviamente, però è vero che c'era questo tipo di immagine della cinematografia, diciamo così. Il futuro. Il futuro diciamo che è sempre su questa via qua, naturalmente con l'innovazione, con le tecnologie e tutto quant'altro, però sempre nel rispetto delle tradizioni, della storia. Grazie, al prossimo appuntamento.
siamo al panificio di Andrea Codromaz in quel di Prepotto, siamo con la mitica Bruna, mitica nel senso che la conoscono tutti, la conoscono. Sì. Da quanti anni è qua Bruna? Con mio figlio da 14 e prima ancora con mio ex marito dall'81, quindi sì. Com'è il lavoro al banco? Perché è lei che dirige qua il traffico, diciamo. Sì, alle volte è anche difficile perché ogni cliente ha il suo modo di pensare, modo di parlare, però riesco a conciliare bene, però tanto, cioè, offro una brioche, quelli che prendono più pane, un pasticcino, sì, saperli gestire, ai bambini, ma tutti. Comunque, ho visto che c'è una parola per tutti. Sì, una parola per tutti, sì, sì. Mamma mia, una cosa, guarda, ai bambini piccoli, a tutti. Mi vogliono, mi portano un regalo a Natale. E nonna, e anche nonna tre nonna volte. Nonna di tre nipotine, sì. Nipotine, sì, Emily, Michele e Alexa. Insomma, Andrea è beato fra le donne, proprio. Sì, proprio. Nel vero senso della parola. Sì, è vero. Visto che anche il rapporto col femminile, diciamo, sì, va sì, bene. Sì, va sì, sì. No, perché sono contenta. Ecco, questa signora che arriva, siamo alla televisione, siamo molto amiche, che fa la badante qui vicino. Okay. E adesso gli ho trovato già un lavoro, sì. Quindi, sì. Insomma, no, io il panificio faccio... è anche un centro sociale, praticamente. Sì, ecco, praticamente sì. No, guarda, veramente, mi vogliono bene tutti, lei può dire, sì. Va bene, Bruna. Sono contenta. Dovremo intervistarti in primavera. Va bene. Così rifiorisce. No. Lei deve venire quando ho le colombe. Va bene, dopo del 20 marzo. Ho le colombe, va bene. Grazie di averci concesso l'intervista. Grazie a voi. Grazie a voi.